In questa video lezione noi affronteremo la biografia di Apuleio. Per la verità della sua biografia abbiamo pochissimi elementi, per giunta ce li fornisce lui stesso, per cui possiamo ipotizzare una nascita a Madauro intorno al 120-125 d.C. Sappiamo sempre da lui dei suoi primi studi a Cartagine e poi, come succedeva di solito, il perfezionamento degli studi avveniva ad Atene. Dimostra di conoscere Roma per aver fatto alcuni riferimenti ai luoghi appunto di Roma, ma non ha sicuramente soggiornato per parti importanti, lunghi periodi della sua vita. Lui stesso ci parla di sé come di un oratore che appunto girava moltissimo e di città in città teneva dei discorsi che possono essere annoverati in quella parte dell'oratorio che si chiama appunto Epidittica, che è l'unica delle tre parti dell'oratorio, cioè quella giudiziaria e quella politica, che è sopravvissuta nel periodo imperiale. Mentre quella giudiziaria e quella politica sono ovviamente scomparse perché è venuta meno la libertas, quella epidittica invece si è mantenuta. Di che cosa si tratta? Ricordiamo brevemente che l'oratoria epidittica è un'oratoria fondamentalmente dimostrativa, si tratta di discorsi di natura abbastanza varia e si tenevano in diverse occasioni, feste, pubbliche cerimonie, commemorazione dei morti, perché erano i discorsi dove spesso si biasimava o si elogiava qualcuno. E Apuleio pare appunto fosse molto bravo, molto richiesto per questo tipo di attività. Sappiamo perfettamente che tra il 158 e il 159 subì un processo per magia. Sappiamo anche che riuscì a evitare la condanna, comunque insomma fu assolto perché poi troviamo qualche altro indizio appunto di Apuleio in altre città, lo troviamo come sacerdos provincia per esempio a Cartagine. Dopo il 170, probabilmente prima del 190, sarebbe da collocare la sua morte, cioè si perdono di fatto le notizie di questo personaggio.